Benvenuti! Finalmente ieri in Italia è uscito un film che tanto aspettavo e sono prontamente corso al cinema a guardarlo, ovvero Dragon Ball Super Super Hero. Devo ammettere che partivo con delle aspettative veramente basse, ma sono rimasto piacevolmente colpito sotto tutti i punti di vista. Ma prima di tutto vorrei dirvi una cosa importante. Come mai l'85% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale? Quindi vi invito ad iscrivervi al canale e di lasciare un like al video. Grazie di cuore a chiunque lo farà. Ma ora parliamo di questo film. Prima di tutto vorrei dire che al solito metterò le immagini del contenuto di cui sto parlando, ma ovviamente saranno di qualità scadente e ci saranno spoiler per chiunque non se l'è visto, quindi chiudete il video se non volete riceverli. La storia è veramente basica. Il Red Ribbon è tornato e vuole distruggere i nostri cari eroi, ma per farlo avrà bisogno di un aiuto, ovvero del dottor Edo, nipote del dottor Gelo, una persona fissata con i supereroi. Magenta, attuale capo del Red Ribbon, figlio del generale Red, per convincere Edo farà passare Bulma e tutta la Capsule Corporation come un covo di alieni cattivi che vogliono conquistare e distruggere la Terra e deciderà di aiutarli. Piccolo Allenapan, Gohan è troppo impegnato con lo studio ed è fuori allenamento. Arriverà Gamma 2 a rompere il cazzo a Piccolo. Il Namekiano cercherà di indagare su di lui, scoprendo il quartier generale del Red Ribbon. Pan verrà rapita per finta da loro. Gohan andrà a salvarla. Succederanno tanti casini in mezzo, come la nuova trasformazione di Piccolo. Magenta risveglierà nuovo Cell Max imperfetto, tutti cercheranno di aiutarli a sconfiggerlo e Gohan sblocca una nuova trasformazione, definita dal fandom Final Gohan. Sconfiggerà Cell con Makanko Sappo e tutto ritornerà come prima. Ovviamente l'ho riassunto in una maniera blanda, ma ci sono tantissimi elementi su cui vorrei soffermarmi. Sicuramente la storia non è dei migliori, ma riesce nel suo piccolo a dare tanto allo spettatore. Rivendere i Red Ribbon è stata una scelta buona. Alla fin fine si è mascherata per tantissimi anni sotto un altro nome e avere il figlio di Red è giustissimo. Non esisteva un approfondimento sul personaggio e averla per un minimo creata è stato proficuo per loro. Mi è piaciuto tantissimo che questo film non è stato Goku-centrico e Vegeta-centrico, perché la solita tiritera ha rotto i coglioni ed è giusto che ci sia Gohan e Company a salvare la Terra. Per giunta rivediamo Goten e Trunks cresciuti, anche se non sembra si siano allenati, ma volendo parlare delle parti sul pianeta di Beerus mi hanno soddisfatto appieno. Vediamo che Broly, Chira e Lemo sono ritornati dagli avvenimenti dello scorso film e ricordiamoci una cosa, che il manga dopo Broly è andato avanti, ma l'anime no. Infatti, dopo quel film si sono allenati per più o meno 3 anni. E siamo ad un solo anno di distanza dal torneo Tenkaichi con Ub. Ma ovviamente ci sono stati dei fattori che non mi sono tanto piaciuti, o che perlomeno mi hanno stranito. Partendo da quello più strano, per rimanere nella parte del pianeta di Beerus, è che proprio il nostro dio della distruzione si sia infatuato di Shilai. Non ci sarebbe niente di sbagliato, ma com'è possibile che si comporti in questa maniera, come se non avesse mai provato questo sentimento in migliaia di anni, rendendolo più dolce e protettivo. Addirittura quando lei deve andare a prendere il gelato la vuole aiutare, la protegge dalla pioggia. Si vede che è imbarazzato mentre Whis gli fa quella battuta. Non lo riesco a reputare brutto, sbagliato, ma sicuramente mi dà una sensazione stranissima nel vederlo in questo stato. Il secondo fattore che mi ha dato tanto fastidio è l'ennesimo uso delle sfere del drago in una maniera veramente orribile. Come stracazzo è possibile che queste sfere possano ancora potenziarsi? E precisando il tutto, Dende non dice che sono al suo massimo potere, quindi c'è la possibilità che continuino a migliorare. Infine, un altro aspetto che personalmente mi dà fastidio sono i capelli di Final Gohan. Guardandoli da davanti non sembrano così malaccio, ma da girato fanno veramente schifo. Ma non è un problema della CGI, il Super Saiyan è fatto bene, ma questa forma si vede anche in altri artwork ufficiali, ma sono troppo lunghi e sparati per aria. Per farvi un esempio, il Super Saiyan non ha lunghi capelli, ma semplicemente li raddrizza con il Ki. Il secondo livello, mettendoci più potenza, arrivano le scariche elettriche e l'innalza ancora di più, sempre non allungando i capelli. Infine, il terzo livello li allunga, dandogli un'ottima forma quasi naturale a livello visivo. Ma personalmente, quando li guardo, mi arriva un pugno nell'occhio. E attenzione, so che non è una nuova forma Saiyan, ma teoricamente è l'evoluzione dell'Ultimate, ma volevo semplicemente paragonare i vari capelli. Visto che prima ho citato la CGI, perché non parlarne? Penso che era la preoccupazione più grande di tutte per molte persone, me compreso. Ed anche nello scorso video dove vi parlo dei nuovi anime stagionali ho citato questo film, insieme al mio cuccio. La CGI usata è buona, molto buona. I personaggi si muovono in maniera naturalissima, non è scattoso per nulla, ma anche graficamente parlando è buono. Infatti avevo paura di trovarmi un film che avesse una grafica a mo' di gioco per inizio PlayStation 3 per intenderci, e invece no. Però mi dispiace per tutti i commenti negativi che ho visto riguardante questo comparto grafico, ma ho il presentimento che ci sono lamentati tutti solo perché l'hanno visto in una qualità scadente, senza riuscire a vedere realmente tutto
tutto lo schermo ad un'ottima qualità. Ed invito queste persone, se sono veramente interessate a questo prodotto, di andare al cinema, spendere quei 10 euro e rigiudicare il comparto grafico, perché ne ho sentite tantissime. Praticamente prendete i miei elogi e invertite i loro significati. Addirittura persone che dicono che sembra un videogioco per PS2. Ma che film hanno visto queste persone? I personaggi non hanno tanto bisogno di una spiegazione. Virus ne ho già parlato prima. Bulma, enorme macchia di questo film, che fa capire come il potere può uscire le persone di testa, fregando i desideri del drago incazzate assurde. Aveva fatto bene Sharon in Dragon Ball GT a mandarli tutti a fanculo. Piccolo fa il babysitter, come potevamo ben immaginarci. Ma lui e Gon sono veramente sempre più legati. Praticamente più nonno lui per Punk e Goku, come è stato più padre lui per Gohan, per quello stronzo che preferiva allenarsi. Goten e Trunks sono completamente sprecati, usati solo per fare un po' ridere lo spettatore con la fusion fallita, ma potevano dare molto di più. Gohan è stato fantastico nei combattimenti, ma non mi ha lasciato tanto. Anche se ho apprezzato il riferimento alla sua vecchia trasformazione contro Cell ed il bellissimo Macanco Sappo. Cell stesso è stato carino, perché se tutti temevamo che ritornasse come Freezer, alla fine non è successo, perché Cell Max non è lo stesso Cell che conoscevamo, ed è stato perfetto ed anche un po' terrificante nel suo ruolo di cattivone. Ma il personaggio che più ho adorato inaspettatamente in questo film è Gamma 2, perché se l'1 è stato abbastanza una macchietta, il 2 aveva una bella personalità. Ed anche se cazzarò come Goku, si rende conto cosa significa bene e male, ma soprattutto il suo sacrificio contro Cell, una delle mie parti preferite di questo film, se non la mia preferita. Infine vorrei parlare del bellissimo mood che aveva questo lungometraggio. Mi sentivo come se fosse a casa dopo tantissimo tempo che non ci ritornavo più. Toriyama, da quello che noi sappiamo, ha partecipato abbastanza al film e le sue classiche gag le ho riconosciute appieno. Casa, dolce casa. Vorrei parlarvi del voto finale che voglio dare a questo film. Un bellissimo 8. Sicuramente il titolo è molto provocatorio e l'ho fatto per tutte quelle persone che continuano a dire che supera solo merda. Perché non è vero, e questo film ce lo dimostra appieno. Attualmente non riesco a dire se questo è il miglior film mai fatto di Dragon Ball, anche se dubito fortemente. Ma prima di dire una cosa così grande dovrei riguardarmi tutti i film, anche se ce n'è uno in particolare che penso rimarrà il mio preferito, ma ve ne parlerò un altro giorno. Bene, per oggi è tutto. Sono veramente contento di aver visto questo film e di essere riuscito a portarvi in tempo questa recensione, che probabilmente sarà anche il video più lungo che abbia mai caricato sul canale. Ma ora tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo film. E alla prossima.